La parola al consigliere Nicola Nascosti del gruppo PDL, dopo interviene Emanuele Marigoldi di CGL Toscana. Io intanto ringrazio dell'invito e dell'iniziativa e sarebbe stato bello, lo dico con critica anche al partito che rappresento, di questo dibattito fosse stato, non il vostro, ma i temi del dibattito fossero stati il tema di campagna elettorale, perché c'era tutta. E non c'è stato, perché la riforma del welfare è uno dei temi, una delle sfide che questo governo o altri che verranno si devono porre per cercare di rispondere al disagio del Paese anche a forme, diciamo, diverse di espressione elettorale, diverse da quelle convenzionali che comunque sono all'attenzione di oggi. Quindi grazie veramente perché la cosa è interessante. Io seguirò molto lo schema del professor Petretto, che ho apprezzato, su tre punti sostanzialmente, che sono quelli che vanno un po' sostanzialmente a finanziare ciò che si intende gli obiettivi del welfare. Il primo, quello della fiscalità generale. La fiscalità generale è fondamentale, qui se non si riprende, attualizzando il tema, e si dà garanzie, e lo diceva lei prima professore, del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, tanti tipi di intervento in questo momento rischiano di saltare, quindi rischia di saltare quel quadro di stabilità sociale che poi alla fine è determinante per poter poi rivedere e ripensare le politiche del welfare. Sarebbe opportuno che si pensasse, al di là delle enunciazioni programmatiche di tanti partiti, fra cui anche il mio in particolare, che il coefficiente familiare o si introduce o non si introduce, se la famiglia, giustamente, come ha detto lei, è uno dei centri nevralgici del sistema del welfare e della gestione del nostro Stato sociale. L'altro aspetto è quello che riguarda sostanzialmente il ruolo a livello regionale, ma anche a livello nazionale, dell'accesso ai servizi sociali tramite il coefficiente dell'ISEE. Chi ha di più è giusto che paghi, anche per evitare poi che da questo punto di vista ci sia quella definizione, come diceva giustamente il professor Simoncini prima, che il servizio, diciamo, sociale del diritto è sostanzialmente gratuito a livello e questa è un'altra di quelle riforme. La Regione Toscana ha fatto già qualcosa, da quello si deve partire. Il principio di sussidiarietà orizzontale sinceramente non è applicato se non in poche regioni, da poche parti, e questo è il vero nodo della pubblica amministrazione intendono l'esternalizzazione del servizio come una sorta di tipo verticale: se esternalizza il servizio ottengo il servizio sussidiario. Molte volte, specialmente sul sociale, specialmente in alcune parti del sociale, che l'attenzione a alcuni tipi di disagio sociale nuovi, l'attenzione o l'assistenza domiciliare agli anziani o l'assistenza al problema della disabilità in generale, arriva prima il privato o il no profit del pubblico e con costi minori rispetto a quello del pubblico. Questo si fa con la sussidiarietà orizzontale. La sperimentazione per attualizzare della società della salute è stata fallimentare in Toscana, dal mio punto di vista, è mancata proprio perché ha voluto tenere fuori il privato sociale dalla programmazione degli interventi, utilizzandolo solo come strumento. L'altro aspetto, ho letto caso un punto importante, professore, quando lei parla di potere di scelta, e chiudo, ai cittadini per migliorare l'aderenza dei servizi ai bisogni. Questo si chiama, è fondamentale. Molte volte ci sono dappertutto, dai servizi sanitari all'erogazione dei servizi pubblici, le famose carte dei servizi in cui i cittadini dovrebbero rincontrarsi e verificare se. Ma purtroppo qui la politica e un senso consigliari hanno mancato totalmente a questa capacità di controllare se il servizio, che sia sanitario, che sia un servizio pubblico di utilità sociale, acqua, gas, rifiuti e quant'altro, ma anche un servizio sociale in generale, corrisponda a quella carta dei servizi che dovrebbe essere punto di riferimento e di controllo fra il servizio erogato, l'efficienza percepita dal cittadino e le necessità di poterlo cambiare. Questo è un dibattito, non c'è mai stato. Io sono da poco un consiglio regionale, sono da molti anni con molti consigli comunali, non si è mai parlato di rispetto della carta dei servizi, e questo è un punto fondamentale in cui anche il cittadino, se ci fosse questo passaggio, si sarebbe e si sentirebbe molto più coinvolto, quantomeno nel potere di segnalare e poi di aiutare le istituzioni a stornare da questo punto di vista su politiche che probabilmente non sono ritenute o non sono efficienti o hanno una perfezione di inefficienza.
Il tema è grande, chiudo qui, perché ci sarebbe anche l'aspetto della formazione professionale. Qui si apre un altro, che è fondamentale, un altro aspetto. Tutti i voucher formativi che sono emanati devono essere specializzati. Qui ci tratta di un'individuazione di quali sono i veri fabbisogni formativi da finanziare, quindi quel governo degli incentivi diventa fondamentale, perché si può avere anche migliaia di risorse illimitate, ma se le si spargono mille in una miriade di incentivi e di obiettivi da finanziare rischiano di essere insufficienti. Quindi io ringrazio veramente, perché questo dibattito, con tutte le relazioni ho ascoltato con molta attenzione, serva per iniziare dal Consiglio regionale in cui sono un vero dibattito su una riforma, perché le risorse sono insufficienti, gli obiettivi indefiniti, se si riesce a ricalibrare un obiettivo preciso e a canalizzare quel tipo di risorse anche con politiche fiscali diverse, forse una risposta a questo nuovo disagio sociale c'è, se no il rischio è che perda la politica e quindi poi, a prescindere dalla parte che rappresento, sia un problema poi poter governare il suo sistema. Grazie.